Benvenuti in questo nuovo video, io sono Kalandorf e oggi vi parlo dei miei 5 personaggi preferiti all'interno della storia di Genshin Impact. Prima di iniziare però vi ricordo di lasciare un likeino al video per supportare il mio lavoro e di iscrivervi per tutti i contenuti futuri di Genshin Impact, ma non solo, di tutti gli altri giochi che arriveranno in questi mesi. Vi ricordo inoltre che mi potete e ci potete trovare in live su Twitch, abbiamo un server Discord e sono finito anche su TikTok a fare video un po' diversi da quelli che trovereste qui, un po' più scemotti, un po' più, insomma andate a vederli che sono carucci, alcuni. Credo, non lo so, me lo dite voi. Trovate quindi tutti i link ai social in descrizione come sempre e vi ringrazio tantissimo per il supporto. Scegliere 5 personaggi tra un roster così ampio e in espansione non è cosa facile, quindi ho deciso di creare questa prima classifica basandomi sul design dei personaggi, sul carattere e sulla loro storia di importanza all'interno del gioco. E vi avviso che ovviamente ci sarà qualche spoiler qua e là. Ci tengo a precisare che sia per forza di cose una classifica soggettiva, dettata dal mio gusto personale, e non vedo l'ora di leggere la vostra top 5 tra i commenti di questo video. Iniziamo! In quinta posizione, il nostro amico bardo alcolizzato. Venti è un personaggio molto particolare, lo conosciamo praticamente all'inizio del nostro viaggio e ben presto veniamo a scoprire essere l'Arcon Anemo, una divinità a tratti bizzarra ma con un forte senso di lealtà e con dei valori all'interno di Teyvat che risultano quasi essere unici. Laddove ogni altro Archon conosciuto fino ad ora sembrava ricoprire la sua carica in modo quasi ossessivo, Venti ha deciso di lasciare la completa libertà al suo popolo, tanto che nel tempo storie e racconti hanno iniziato a sbiadire la sua vera forma nelle menti delle persone. E Venti sapeva bene che parte del suo potere derivasse proprio da quanto forte fosse la fede di chi credeva in lui. Ricordo con piacere il momento in cui si definì il più debole tra gli Archon proprio a causa del suo voler lasciare libero di scegliere il suo popolo. E in più è un cretino, cioè dai, mi fa morire da ridere anche come viene trattato proprio nei meme e nei video divertenti fatti dai fan. È sempre rappresentato come un pazzo schizzato che pensa solo alla prossima bottiglia di vino da bere. E se vi ricordate il festival Windbloom di Mondstadt, non sono neanche poi così esagerati questi meme, perché veramente tratta tutto per una bottiglia di vino, è fantastico. Ningguan è da sempre uno dei personaggi il cui design mi affascina di più all'interno di Genshin. La sua eleganza e le sue animazioni sono davvero piacevoli e se dovessi pensare alla, diciamo, waifu di Genshin, non dico che sarebbe proprio la prima scelta, ma sicuramente non smetterei di pensarci per un po' prima di cambiarla. La conosciamo come una sacerdotessa custode dei segreti di Liyue, una carica anche politica, che sembrava rivestire piuttosto bene tra l'altro, ma quando decide di punto in bianco di sacrificare la Jade Chamber, simbolo di Liyue, per mettere fine alla minaccia di Ozial, boom, magnifica. Questa ha preso un palazzo fluttuante, il simbolo di un popolo in buona sostanza, e ha deciso di sfondarlo con il nostro aiuto e di scagliarlo su un mostro marino che ci stava per annientare praticamente. E allora boh, ok, hai vinto, cioè nel senso, come fai a non metterla in classifica? Poi, piccola cosa, ha la voce di Elsa di Fairy Tail, quindi vittoria doppia. Jean-Lee, nel bene e nel male, è uno dei personaggi che più mi ha coinvolto all'interno della storia di Genshin. Il più antico degli Archon, dio dei contratti, è una figura che definire enigmatica è veramente poco. Conosciamo ormai tanto di lui, eppure almeno a me sembra di non conoscere ancora nulla. Vaffanculo gli saluti. Un personaggio che a tratti appare come pacifico, amichevole, caritatevole, ma che in altri momenti mi è sembrato essere quasi un dittatore. Ve la ricordate la vicenda di Azdaha? La condanna, come la definisco io, dell'essere così legato a questi contratti da non poter accennare nessuna delle risposte che sicuramente avrebbe per il nostro Traveler, e che a causa di questo non ci vengono mai, mai, mai date, almeno per adesso. Tutti i particolari della vicenda di Caria lui li sa, e non c'è verso che ci dica niente, maledetto. In ogni caso, il suo volere inscenare la propria morte per lasciare libero il suo popolo e il contratto con la Zarizza, nel quale rinuncia addirittura alla sua gnosis, per quello che non posso far altro che pensare possa essere un fine più grande, mi fanno ben sperare sul futuro di questo personaggio, e grazie a questo ho anche rivisto la mia idea sul piano della Zarizza, che potrebbe non essere poi così malvagio alla fine, ma essere qualcosa che aiuterebbe il mondo. Perché è possibile che questa stia veramente mettendo da parte tutti gli gnosis possibili degli altri Archon per poter arrivare ad un confronto con la divinità massima e magari lasciare il mondo in pace. Senza regole divine. Non lo so, vedremo. Child è forse il personaggio al quale mi sono affezionato di più. Nel corso della storia appare come un guerriero formidabile, capace di stupirci e che sulle prime ci salva anche le chiappette durante la quest di Liyue. Sappiamo sin da subito che faccia parte degli Harbinger, quindi nonostante il suo tono amichevole mi aspettavo una pugnalata alle spalle durante ogni dialogo e per qualche motivo mi ero anche convinto che ad un certo punto il Traveler, che ne so, abbassasse la guardia e quello ci sgozzasse come non la fosse. Ma in quel momento storico di Genshin, per quanto possa essere poi tetro nella vicenda generale, non c'era ancora così tanta violenza, almeno in quel tipo di cutscene.
durante l'attacco a Liyue, la messa in scena della morte di Zhongli e la trasformazione di Child nella sua delusion, dove di fatto eravamo riusciti a respingerlo, lui prende e se ne va. E siamo così tanto rapiti dagli eventi là fuori, a quella stanza dove l'abbiamo affrontato, che come fai a pensare ancora a lui? Però poi arriva la sua quest, dove veniamo a conoscenza del suo fratellino, Teucer, quella roba lì. Quindi una parte importante della sua famiglia ed un lato nascosto di Child viene fuori, con tanto di supplica di reggere il gioco perché non avrebbe mai voluto spezzare il cuore a fratello, facendogli scoprire che appartenesse ad un'associazione di villain che opprime tutta Teyvat. Quel lato di Child mi è piaciuto un botto, perché di colpo ho realizzato che quel suo tono amichevole non era una maschera. Quella da cattivo era la maschera, forse. Ed ogni volta che lo rincontriamo non aspetto altro che quel momento in cui passerà dalla nostra parte, molto probabilmente anche sacrificandosi per noi o per suo fratello, non so la vicenda. Se mi passate il paragone, è tutto molto simile alla storia di un altro personaggio che adoro, che è Itachi, che con il suo fratello Sasuke si comporta più o meno allo stesso modo, anche se ovviamente in forma diversa, dove Itachi fa di tutto per, insomma, sembrare il più cattivo del mondo, quando poi in realtà sta solo cercando di salvarci tutti, in un modo o nell'altro. È proprio un bel personaggio, secondo me, Child, è scritto veramente molto molto bene, e per quanto possa io aspettarmi un sacrificio o una cosa da parte sua, mi aspetto comunque altre cose molto belle, specialmente quando arriverà poi il momento di avere di fronte magari anche Scaramouche, e ci vedo un Child che ci dà una mano in quel combattimento e che magari perisce proprio così. Vedremo. Sono davvero molto curioso, mi sono fatto delle idee ovviamente di lore, ma non è detto che poi rispecchino la realtà. Vedremo, vedremo. Ore wa ichido mo kami ni onkei o uketa koto ga nai. Soshite ima to mirai ni oite mo sono hitsuyou wa nai. Vi aspettavate caso, vero? Ditelo. Dai, ditelo. Lo so che ne state dicendo, ma come, non è caso? Ma cazzo, ma cara, non parla di altro, parla solo di quello di Bennett. E invece no. Caso mi piace un botto per il suo gameplay, e la parte della storia che lo riguarda è anche piuttosto interessante, è una figata il momento in cui arriva e ha la doppia vision e le cose, è bellissimo. Ma in una classifica di questo genere ho preferito escludere lui come altre scelte per dar spazio a personaggi che in quel momento sono stati molto più importanti nei loro rispettivi archi narrativi rispetto a quello che ha fatto Caso, che comunque arriva nella sua vicenda, ha la sua storia a parte, ha la storia dell'amico e in quella noi ci immedesimiamo e poi però finisce tutto lì, almeno per ora non mi sembra abbia altri sbocchi. Per lo stesso motivo, a ben vedere ho escluso anche il Traveler, che è molto strano non trovare una classifica legata alla storia del gioco, perché al di là di un paio di vicende dove effettivamente siamo protagonisti della cosa, quindi mi riferisco all'Abisso, Dain, eccetera eccetera, per ora siamo nello stadio di spettatori delle vicende altrui, più che protagonisti, se avete capito cosa intendo, e non sono ancora riuscito a rivalutarlo del tutto e a vederlo come il vero protagonista piuttosto che qualcuno che vive le vicende degli altri. Dainsleif è senza ombra di dubbio il mio personaggio preferito all'interno dell'opera, almeno per adesso. È letteralmente il ponte di collegamento tra le vicende di lore che più mi interessano ed il più misterioso tra tutti i personaggi che conosciamo. Non è solo parte importante della storia che stiamo vivendo, né anche il narratore. Ad ogni nuovo trailer di presentazione di un personaggio, fateci caso, è la sua la voce e sono i suoi i pensieri che accompagnano tutto il trailer, mettendoci di fronte ad un fatto certo, ovvero che lui conosca davvero tutto di questo mondo. Ha vissuto Khanria, potrà spiegarci tutto ciò che ruota all'abisso. Non vedo l'ora di vederlo incrociare lo sguardo con uno degli Archon del gioco per vedere come reagirà o cosa accadrà in quel momento. Non sono neanche poi così sicuro che lo renderanno un personaggio giocabile alla fine, visto il suo potere e l'assenza di una vision, ma tutto può essere. Però sono quasi certo che presto o tardi dovremo affrontarlo e che questa cosa potrebbe accadere quasi nelle fasi finali della storia del gioco, quindi farà un sacco di tempo e voglio giocarlo. Se le voci che circolano dovessero essere vere, nella prossima patch rivedremo Albedo e quindi potremo magari approfondire ulteriormente la sua storia, sono anche in hype per vedere se finalmente ci sveleranno l'identità dell'alchimista Gold o comunque qualcosa che ruoti attorno a Reine Dottir, eccetera. Ma di questo ne parleremo a tempo debito, ve lo garantisco. A cementificare tutto questo, la voce giapponese di Tsuda, della quale mi sono completamente innamorato, e l'aver avuto la possibilità, grazie anche a questo personaggio, di poter collaborare finalmente con Seb e Zerg Antis, e vi lascio sto video in descrizione perché è un po' vecchiotto, ma ve lo dovete vedere, mi raccomando, andate a guardarlo. Siamo giunti alla fine di questa top 5, cosa ne pensate? Io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fin qui e vi ricordo nuovamente di passare in descrizione per dare uno sguardo ai social, giornare Discord, mi raccomando giornate Discord, e lasciare un piccolo follow su Twitch che magari ci arriviamo a sta partner, no? Che siamo sempre lì, aspiriamo, però poi non ci si arriva mai alla partner. Dai, su, datemi questa bellezza, che è bello, poi portiamo tanti giochi, le cose nuove. Ok, basta. Fatemi sapere la vostra top 5 nei commenti, mi raccomando, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi. Yeah.